Konnichiwa, cari giappo amici, e benvenuti tutti quanti voi al mio canale. Sono come sempre il vostro giappo gamer e benvenuti questa oggi qui su Yuru Kill The Calunation Games. Per quanto riguarda questo mese di giugno, ecco a voi la demo di questo Yuru Kill, dove il mistero incontra lo sparatutto. Allora vediamo un po' mod select, main story, score, attack mode, settings, nei settings, l'audio, tocca abbassare un attimino qui l'audio del volume, ecco, pura musica, abbassiamo un attimino qui, ecco anche gli effetti, i dialoghi, ok, bene così, vediamo un po' language speed, vediamo un po', velocità, English, Deutsch, francese, coreano, giapponese, cinese, no, questo è giapponese, inglese, tedesco, francese, non c'è italiano, mannaggia miseria, però vabbè, tanto comunque una demo, ragazzi, e il testo in inglese, ok, bene così, torniamo indietro, vediamo un po' se, perché ci sta sia la storia di questo Yuru Kill, sia lo score attack mode, che mi intriga abbastanza, vediamo un po'. E magari potrei anche dividere in due parti questa demo, ovvero fare score attack mode oggi e un'altra volta main story. Vediamo un po', score attack mode. Ah, ecco, bene, ok. Quindi per forza main story. Bene, abbiamo scoperto l'arcano, new game. Sì, new game, non so quanto sarà lunga questa demo. Sinceramente easy, normal e hell. Cioè easy, facile, normale e hell, livello infernale. No, facciamo facile, va? Ok. Ok. E via un po'. Che cosa comporta, che cos'è soprattutto questo Yuru Kill? Prende fondamentalmente da quel che so, è che siamo dentro una sorta di prigione Luna Park, dove il nostro unico scopo è quello di sopravvivere. Il nostro personaggio sembrerebbe aver commesso qualche crimine, e quindi dobbiamo cercare di uscire fuori da questa prigione Luna Park attraverso lo sparatutto. Ok, dice BR sicuri, allora apparentemente abbiamo rimosso il blocco, inizializzazione del prigioniero, test di compatibilità. Ok, ci buttiamo così diretti. Ok, score, combo, contatore del combo, outburst gauge, ok, che sarà tipo sovremossa, i nemici e le vite, ok, L1, L2, left, ok, R1, R2, attacco primario con tondo e secondo attacco primario con X, ok, bene, ci sono delle power up, beh, come, insomma, come ogni sparatutto comanda, sparatutto giapponese obiettivamente, ok, out boost gauge, 20%, quindi ci sono anche le bombe, ok, il danno dei nemici, bisogna distruggere anche i proiettili, mamma mia ragazzi. Vediamo un po' cosa comporta, mamma mia, sono boss battle rules, ovviamente c'è, come ripeto, buon sparatutto giapponese, c'è anche la boss battle, il che non è male, vediamo un po' di arrivare almeno al primo boss. Oh, già gli spari mi piacciono. Vediamo un po' come schioppa, schioppato. Vai così, ok, già mi piace. Sì, ok. Bene, bene così. Schioppate. Mamma mia, doppia schioppata, bene. Non so quanto possa durare questa demo, ripeto, per questo mese di giugno. Andiamo su questo Yuru Kill. Questa unione appunto tra uno sparatutto. Di norma non c'è proprio una vera e propria storia negli sparatutto. Da che mondo è bondo, eh? Cioè, la storia è molto molto banale. Che è, schioppa così. Sì, ci sono sempre queste palle da mago maledette. E devi schioppare.
Ok, schioppa, bene. Carina, bella pure la, l'astronave. Ok, bene, vai così. Prendiamo puntoni. So quanto siamo arrivati a livello di punteggio. No, cazzarola. Ok, si riprendono le cose, bene. Vai così, vai così. Ok, quindi prende l'outburst, va caricato. Vediamo un po' di caricarlo. Vai, schioppate tutti. Ok, level up. E dai, cose pare da mago, maledetti bastardi. E schioppa. Ah, cazzarola, che hanno beccato, porca miseria. Riprendiamo un po' tutto. E ok, bene, che c'è? Boss fight? No. Scanning cambio. Noha Simpax All Green. Shujin no BR Texe testo shuriu shimasu. Ok, dice scansione completa, brain, cervello, il cuore, tutto normale, completa, test completata, bene. E via un po' di difficoltà, inferno, cosa che io mai farò, sinceramente, i videogiochi anche hardcore non è che li sopporto tanto, sinceramente. Già è stato tanto che ho portato sul canale Tanuki Justice, che è veramente hardcore come videogioco. Ma di certo non mi vado a complicare la vita in quei livelli difficili, ultra difficili, hardcore e compagnia bella, insomma. Vediamo un po', eccolo qua, appunto, una sorta di Luna Park, ma è tipo transatlantico. Ecco qua, Eurokill. Che è sta musichetta? Non mi piace per niente proprio. Ah, è la nave che ci porta a Luna Park. Eccola là giù in fondo. Porca la miseria. E ok, vediamo un po'. Quando le combo arrivano a 10, ovviamente lo score aumenta. Vabbè. Tranquillamente calcolabile come cosa. È chiaro, insomma, che quando le combo aumentano, aumenta un po' tutto. E vediamo un po' di capirci un po' meglio questo strano videogioco giapponese. Ci sono delle sagome. Questo mi ricorda un po' Utena, queste sagome così. Firehouse. Esecuzione Rin Azami, prigioniero Sengoku Shunju. Mamma mia, mamma mia. Vediamo un po'. Ecco la prigione. La cosa prende l'incrocio questo Eurokill, la cosa interessante questo Eurokill, ovviamente perché è un incrocio fra novel, light novel, graphic novel, insomma, giapponese, e prende e spara tutto. Dice, ho dormito a lungo, dove mi trovo, Sengoku, dice, dove sono andati gli altri, che tipo di cella mi trovo. Dice, cosa sono questi indumenti che sto portando, è una sorta di uniforme della prigione. Dice, non credo che stia dormendo, stia sognando più che altro. Dice, ma seriamente, dove caspita sto? Dice, c'è qualcosa sul piano. Allora, ok, quindi si muove il cursore, ecco qua. Esaminiamo. Dice, ah, c'è, cioè, della carta, una lettera. Ma cosa ci devo fare? Dice,
Dice, ma c'è un qualcosa qua. Comunque, aspettate, comunque parla frasese, eh. Dice, esiste la differenza, cioè ci sono prigioni differenti rispetto a questa? Dice, comunque la porta è bloccata. Dice, cosa posso supporre di fare? Allora, pry open bars. E quindi dobbiamo cercare di aprire le sbarre. Passa attraverso le barre. Shout, urla. Do nothing, non fare niente. Vai, shout, urliamo. Ehi! C'è qualcuno? Guardia! Parlatemi, dannazione! Ok, quindi così abbiamo fatto successo niente. Pry open bars, proviamo un po'. Pronto, vuole agire di cattiveria, quindi dice è tempo di uscire fuori da questa prigione. Insomma, voglio oltrepassare queste barre. Ecco, dice no, è impossibile. Vediamo, Fit passa attraverso. Dice, forse passando attraverso posso uscire fuori? Mi sa di no. Dice, no, sono queste barre. Dice no, vabbè, qua è prende un lavoraccio. Do nothing, non facciamo niente. Dice, forse probabilmente dovrei aspettare qualcuno. Dice no, è il tempo dell'azione. Iappari. Dice, è strano che non ci sia nessuno qua intorno. Mica dove. Come possa attirare l'attenzione di qualcuno? Dice, c'è qualcuno? Là? Dice, ehi, sta zitto. Dice, sto tentando di chiudere un po' gli occhi adesso. Ma se tu fai tutto questo casino, come posso dormire? Dice, ah, c'è un'altra cella dopo di me? Dopo la mia? Darda. Chi sei tu? Dice, ma perché non ti introduci tu per primo? Non mi dici il tuo dannato nome? Dice, io sono Sengoku, dice il nome, però in realtà Shunju Sengoku, cioè Shunju è il cognome, Sengoku è il nome. Voi sapete come i giapponesi, insomma, la loro società è militaresca, quindi dicono prima il cognome e poi il nome. Ovviamente dice io sono Yamada Futa, ma tu chiamami Futa. Sappori. Dice Futa, ah, ok, insomma, ma dove siamo? Insomma, mi sono svegliato ora, sono totalmente confuso. Shirai no. Cioè, quindi non lo sa. E dice, stessa cosa anche io. Mi sono svegliato qui, non ho idea di dove siamo, di dove sono. Dice, ah, Sokka. Cioè, capisco. Comunque sia, Sengoku, ma da dove vieni? I don't know who you are, hater. Vabbè, proviamo questo qui, io non lo so. Dice, aspettate, ma io non ho idea di chi tu sia. Dice, ma tu mi hai fatto la domanda. Nani, dici cosa? Dice, che tipo? Io penso di chi tu sia. Dice, sei un prigioniero, giusto?
Ore wa, ore wa, Ariken. Io sono Tashkani. Dice bene, non ho sbagliato, non hai sbagliato. Dice comunque insomma, menzionando, comunque anche detto menzionato, non cambio idea. Dice comunque, dice sì, tu hai ragione, ti ho detto troppo, ma sei pure tu un prigioniero, giusto? Dice che perché pensi che il luogo sia questo qui? Dice è giusto. Dice ma comunque sia, insomma, questo è una sorta di tipo Luna Park. Dice queste canzoncine mettono un po' paura. Dice ma tu hai sentito qualche rumore, qualche cosa, una sorta di terremoto? Dice io non ho sentito niente finché appunto non mi hai svegliato. Dice ma io posso sentire dell'acqua, no aspetta, delle onde, il vento, ma siamo in una sorta di oceano. Sento il suono dell'oceano. Ma pensi siamo su una nave o qualcosa? Dice ma cosa devo far pensare? Dice ma io non ho sentito niente riguardo al trasferimento, ma cosa sta succedendo? Dice ma io non ne so niente, io non lo so, dovremmo chiedere a una guardia. Ma comunque insomma ti hanno messo un qualcosa nel collo, che è una sorta di collare? Colla. Ecco, adesso ci fanno vedere meglio. Gli dice wow, cosa? Che caspita, sì, una sorta di collare metallico. Gli dice così tu ne hai uno? Gli dice ma come ce l'hanno messo? Io non mi riesco a togliere. Dice io ho tentato appunto di toglierlo, ma non ci sono riuscito, non è facile. Dice ma io non ho idea dove siamo, ma appunto viviamo in questa prigione, giusto? Sì, penso così. Ah, eccola qua. Oyo gozaimasu, dice Minna, cioè signori, tutti, buongiorno. Yurukil. Dice, ehi, ma chi sei tu? Dice, ma chi è che indossa questa maschera della volpe? Dice, ma tu chi sei? Yurukil, t'ha ridetto. Dice, è una sorta di... comunque, cioè, personaggio speciale. Io incoraggio a, comunque, a ricordare le cose. Dice, ok, tutti insieme, ora. Yurukil. Dice ma che caspita. Dice ma dov'è il tuo entusiasmo? Suppongo che è la tua prima volta. Dice tutti quanti insieme. Beh comunque insomma immagino che riguardo queste circostanze misteriose voi vi siete trovati così. Dice ma che cosa stai dicendo?
Dio, che io finalmente ho la tua attenzione per un momento. Dice, aspettate che io mi presenti. Dice, mio nome è Binko, B-I-N-K-O, e ho l'onore di prendermi cura di voi. Dice, ma noi siamo su una barca? Dove siamo? Dice, questa voce di ragazzo non è Futa. Comunque, ci sono altre persone in trappola qui? Dice, esattamente, voi siete su una nave che sta andando verso una location che nessuno conosce. Dice, questa nave è Binning. Dice, tra poco arriverà a destinazione. La nostra destinazione? Io non so Bing cosa, forse è il bingo, non so. Comunque dice, sì, sono sicuro, insomma, che il nome vi ispirerà. Dice, state andando alla Yurukil Land, cioè la terra Yurukil. Yurukilando, cioè terra Yurukil. Sì, io posso tranquillamente eccitarmi, boh, sono così eccitata, vai. Dice, bim bim, ma questa cosa mi sta iniziando a urtare i nervi. Dice, così siamo in una prigione? La terra Yurukil è un luna park magico. Ci sono tantissime attrazioni là. Tema parco, cioè luna park? Dice, come un amusement park, come un parco di divertimenti, giusto? Dice, a me piace tantissimo andare sulle teacup spinning, cioè prende la sorta di tazzini di tè gigante dove le persone entrano dentro, una sorta di macchine da scontro però a forma di tazza da tè. Dice, scusi, ma non ci sono questi tipi di attrazioni a Yurukil Land. Dice, ma sembrerebbe. Chiunque pensa tra sé e Sengoku dice, vabbè, ma dopo tutto potrei anche uscire fuori da qua. Una voce femminile dice, ok, quindi che tipo di attrezzi ci sono là? Dice, cosa? Una voce femminile? Dice, voi dovete solamente aspettare che arriviamo e poi lo saprete. Dice, ma che razza di volpe sei? Dice, perché ti stai portando in questo stupido Luna Park? Cosa diavolo è? Dice, Futa sembra matto. Dice, bene, insomma, starebbe diventando matto. Dice, aspetta, stai tranquillo, delinquente, tu mi hai interrotto. Cosa? Dice, oh, è così spaventoso. E sta a ride. Dice, ok, dai, comunque la via comunque è qua, sta per finire. Perché Yurukil, insomma, è una cosa che vorrete disperatamente. Sì.
Dice che cosa vogliamo? Insomma, noi vorremmo anche morire a turni qui. Dice, sì, bim bim, eccetera, eccetera. Dice, bene bene, la nostra conversazione sta finendo. Dice, insomma, comunque voi, tutti voi, insomma, avete saputo quello che, insomma, su che cos'è Yurukill, ogni singola persona, insomma, ognuno di voi. Appunto, quindi ognuno di voi è un prigioniero. Perché voi tutti siete stati coinvolti in vari incidenti. Sono sicura che voi ricorderete, no? Giusto? No, tu ti stai sbagliando. Dice, voi tutti, insomma, avete più di qualche cosa in comune. Perché voi siete stati prente falsamente accusati. Dice, ma questo è giusto, io non ho commesso nessun crimine. Dice, ascoltate estremamente bene la terra di Yurukill. Vi darà l'opportunità di to clear your names, di prente cancellare il vostro nome. Dice, ma sei così seria? Da quanto tempo sono prigioniero? Ah, ecco Futa, dice... Aspetta, Sengoku, facciamola finire di parlare. Dice, se no qua non mangeremo nemmeno, idiota. Dice, oh, beh, questo hai ragione, signor Sengoku. Io so che insomma, siete impazienti. Dice, ma mi dovete ascoltare attentamente o voi insomma causerete dei pericoli per voi stessi. Dice, voi siete stati giudicati dal sistema giuridico giapponese. Dice, questo è vero, insomma, we have been given, siamo comunque, abbiamo tanti delle sentenze, siamo tutti prigionieri perché abbiamo avuto delle sentenze. Dice, l'unica via appunto è quella di, insomma, di essere liberati. E diciamo, basicamente io comunque sono sicura che voi provvederete a diciamo a mettermi in evidenza, mettere in evidenza la vostra innocenza. Dice, veramente? Dice, sì, anche che poi nessuno di voi comunque in realtà ha commesso. No, perché comunque bisogna vedere chi di voi ha commesso il crimine o no. E qui in prente dovete fabbricare, insomma, così la nuova evidenza di provare la vostra innocenza. Dice, fabbricarevi l'evidenza? È possibile? Ok, vediamo un po'. Ok, non è un po' veloce, sì, ok. Già, non ti preoccupare. Io sono l'idea che voi avrete dei poteri.
Ma qui dovrebbe avere senso. Dobbiamo comunque provare la nostra innocenza. Attraversare delle attrazioni. Superare delle attrazioni. Yatta do. Quindi questo è grande. Di così posso avere una vita normale. Però ho detto noi, non io. Quindi Binko è membro di qualche organizzazione? Sfortunatamente siamo presi tutti quanti. Solo uno vincerà la sua libertà. Quindi non tutti. Quindi solo uno di noi? Ma quanti ci sono persone in questo luogo? Dici ok, dai, cerca di stare tranquillo, ok? Giusto? Ok? Dici tranquilli, ci sono tantissime varietà di attrazioni in questo Yuru Kill Land. Ovviamente avrete la vostra chance di sopravvivere, che inizia in Yuru Kill Games. Facciamoci Yuru Kill Games? Scusi. Dice, superare Yuru Kill Games non sarà sicuramente facile. Ci saranno dei trial, insomma, delle tribolazioni, dei trabocchetti. Potrei lavorare insieme per completare, dice, con un partner. Ok, vediamo un po' allora. Yuru Kill Memory. Ok, li può anche salvare. Ok, vediamo un po' l'attrazione di Yuru Kill. Sono reali. Ovviamente, insomma, entrare a Yuru Kill prende lì, insomma, è gratis. Non... voi pagate, prete fondamentalmente col vostro nome se vincerete. Dice, ma cosa sta dicendo? Vabbè, ok, andiamo avanti. Dice, ma cosa stai trattando? Chatterbox. C'è una sorta di box per quanto riguarda la chat. Dice, ma che chance abbiamo di sopravvivere? Lo vedrete guardando in faccia le attrazioni. Vabbè, andiamo avanti. Dici, ma tu sei un hai tipo ammazzato? E tu sei così nervoso che hai ammazzato tante persone? Dici, no, non l'ho fatto. Hai dire due anything, non ho fatto niente. Dici, no, non hai fatto niente? Niente di sbagliato? Dice, fammi vedere qua. Allora, tu sei in questa unica prigione. Insomma, che pensi di stare qua in questa prigione? Dici, oh ragazzi, insomma, non è che sarà una cosa divertente. Dice, no, la più bella idea è quella che vorrebbe succedere ora. Se tu avrai questa sentenza della prigione. Tu sei un criminale, un psico-killer, un mostro. Qui sei tu, Mr. Sengoku. Però comunque pensi vuoi comunque avere questa chance, ok? Dice, ok, ascoltami bene. Una volta che è finito, insomma. Dice, ma cosa vorrà dire adesso? Dice,
Io ok, in che razza di show siamo? Non ho scritto niente. Mamma mia, che musichetta inquietante. Ok. Dice una lettera qui tra le celle. Lato opposto di Futa. Dice cosa? È tutto giapponese. 10 anni in questa prigione. Life is safe. In questo caso c'ho qualcosa da dirti. Questo insomma, don't put your key in mailbox. Non scrivere la tua, non mettere la tua chiave nella mailbox. Fai attenzione. Mamma mia. Dice cosa sta parlando mailbox. Quindi riecco Binko. Dice oh scusami, insomma dai, faccio l'intro. Non c'è avere con me, insomma, era una cosa importante, una cosa importante. Il tuo collare intorno al tuo collo. Non tentare di toglierlo. Ci sono appunto i collari del, insomma, c'è del veleno. Lo si chiama Yurukiri Rings. Lui è fatto di veleno. Se no morirai. Ok. Cosa? Dice Futa, pure tu ce l'hai? Sì, tutti ce l'hanno. Vediamo un po' che riusciamo a rigiocare. Ecco, Yurukiri. Oh. Ok, qua ovviamente stanno commentando la cosa. Che pensi che possa essere? Adesso penso che cosa siano questi Yurukiri Games. Dice, ma tu sei idiota? Insomma, hai visto che non ci abbiamo scelta? Dice, ho un'idea di queste sentenze. Non so cosa stia parlando. Comunque dobbiamo andare. Dice solo una persona sopravvive a Yurukiri Games. Dice quindi penso che dovrò competere con Futa. Dice ma Futa ha ragione qua, non... Alla fine comunque ci saranno dei chi perderà. Non ci possiamo rifiutare. Non l'abbiamo scelta. Dice, ehi, ma chi c'è nell'altra stanza? La vediamo un po'. Eccola. Yurukiri. Ok. È in salvataggio. Dice una ragazza. Dice che è la mia partner. Ti piacerebbe? Dice che ti vuoi partner avrò. Io non voglio partire col piede sbagliato. C'ho capelli metà bianchi e metà neri. Oh cavolo, c'ho pure gli occhi rossi. Aia. Però comunque è affascinante, eh. Suge, cioè comunque è molto carina. Konnichiwa, salve. Dice, tu sei il mio partner? Sì, penso di sì. Piacere conoscerti. Stessa cosa anche me, ma te sei una studentessa. Ah già, mi chiede lei se è una studentessa di una scuola. Comunque ha fatto una buona impressione. Mio nome è Shunju Sengoku, e tu? Azami Rina. Rina is a cute name. Ok, Rina è un nome carino. Kawaii. Kawaii.
Iliana, vabbè, scusi, devo cercare di essere amichevole. Ok, mi sembra un po' familiare. Dici, ma tu sei dentro un punk music? No, quindi sono i miei capelli naturali. Dici, oh, scusami. Dici, no, tranquillo, mi sono offesa. Dice, grazie alla vostra pazienza, tutti quanti. Finalmente si è arrivati a Yurukill. Oh, finalmente. Dopo svariati dialoghi, Yurukill, eccolo qua. The Carnation Games, cioè i giochi della calunnazione, insomma, delle calunnie. Ok, la porta non è aperta. Bisogna dare uno sguardo fuori. Di cosa si è parlato? Dici, dai, adesso andiamo. Andiamo insieme? Ok. Dici, ok, ma questo posto è veramente bello. Sembra appunto un parco a tema, insomma, Luna Park. Dici, sì, apparentemente è così. Che dobbiamo fare dopo? Gli due ci diranno i dettagli. Ok. Dice, lei è un po' così, un po' strana. Sta cercando di prendere distanze da me, da noi. Gli devo cercare di superare questo gap. Ask about Rina. Gli puoi dire qualcosa di te? Di me? Sì, insomma, conosco solo il tuo nome. Ho 17 anni, sono una studentessa di una high school, di una scuola ovviamente giapponese. Dice, che fai nel tuo tempo libero? Dice, niente di particolare. Nessun hobby? Dice, che è qualcosa di sbagliato? Dice, no. Dice, non ho idea di che tipo di persona sia. Dice, ok, la piazza sta là. Ikimashou, andiamo. Dice, ok. Lui sta dicendo, insomma, sta pensando. Dice, ok, andiamo. Ok, eccoci qui. Dice, cammina di fronte. Dice, ok, mi fa un po' paura. Dice, sono altri membri della squadra. Dovremmo dire, forse magari in team. Dice, ok, là ci sono delle persone, ma che tipo di ragazzi sono? Ma che tutte queste persone sono qui appunto nelle celle. Ma che trovo una delle persone che ha scritto quello che ha scritto nella cella. Quello diceva della chatterbox, vabbè, vediamo un po' che accade. Ah, riecco la Binko, Yurukill. Dice, benvenuti a tutti quanti voi qui, Yurukill Games. Inizieranno. Dice, lei è eccitata per questo motivo qua, vabbè, comunque insomma. Mi ricordo appunto voi nei prigioni siete tutti quanti dei criminali. Siete letteralmente i nostri prigionieri. E questo mi dà i nervi. Ok, vediamo un po'. E altre volte
vabbè, insomma, degli esecuzionisti, gli esecutori. Rina, esecutori dice? Prende ogni team fa parte di prigionieri e esecutori. Oi, kitsune onna. Ehi, Fox Lady. Le Futa Voice, la voce di Futa. Mister Raita, ok. Ecco, lei si incazza. La cosa ti va facendo intensa. Sono le attrazioni, iniziamo. I miei capelli sono così funny, cioè divertenti. Ok, vai, Yuru kill. Di quello non andava bene, non era grande. Io ho 29 anni e sono un prigioniero. I like, ah, mi piace i board games, i giochi quelli da tavolo. In 10 anni spent in prison, I will use them during my breaks. Vabbè. Ok, tutti quanti fanno l'applauso. Ecco, Rin Azami, 17 anni, piace di conoscervi. Bingo? Ok, vediamo poi di andare un po' avanti, va? Dice di sì. Dettagli, prigionieri. È un assassino convinto. Lui deve spendere 999 anni di sentenze. Cioè tipo gli hanno dato l'ergastolo fondamentalmente. Ok, Sengoku Shunju, prigioniero, invece contro Rin Azami, esecutrice. Ok, vediamo un po'. Riconosciuto Futa. Dicevo, è il nostro turno, tuo Futo Yamada. Miria wa wakaru daro ga futago da. Oi. So da ne. Yamada Raita to. Lui è Raita, Yamada, ah, fratello, ah, tutti e due, due fratelli. Oi, Rai. Nisan ga jibu. Futa to Raita wa futago da kedo. Ok, ci troviamo un po' tutti quanti. Itsumade. Hai, hai. Miru ko. Kagutsuchi Kagura. Le Kagura Kagutsuchi. Maji pu da wa. Pu te. Che si ride? Totalmente matto. Yamada. Ok, Futa Yamada, prigioniero. Raita Yamada, prigioniero. E Kagura Kagutsuchi, e loro esecutrice. Death Dealing Duo, mamma mia. Ok, vediamo un po'. Con tutti quanti i personaggi. Gentoku Izane Akegarasu. Vediamo un po' questo prossimo team. Eccolo qua, Gentoku Omuro, prigioniero, e l'esecutrice Izane. Un'altra squadra, Crafty Killers. Ok, ecco un'altra. È una pop star, Hanaka Ichirin. Keiichi Oka. Mo, come fanno in giapponese? Kirante. Dice, ok, arigato, l'hanno riconosciuta. Dice, ok, non vi distraete. 24-25 anni, 18 anni di prigione. Comunque lei è Hanaka Ichirin, prigioniera. Lui è esecutore Keiichi.
gli stalkers. Ok, questo Allan Poe. Ci mancava giusto Allan Poe e Cristina, eccola qua. Un'altra coppia. Mi mancava il riferimento a Edgar Allan Poe. Dicevo, sono un criminale. Il mio caro fratello Yang Kobayashi. Il mio sei un detective. Allan Poe. Appunto, come ho detto io, come Edgar Allan Poe, misterioso scrittore. Barahabara Benitaro desu. Barahabara. Yoroshiku onegaishimasu. Koe de ii? Subarashii desu wa. Tontemo nai namae da. Ok, vediamo un po'. Zaijou. Prossimo team, Allan Poe Akechi. Sua esecutrice Cristina Kobayashi. Nozokimachi. Peeping e Toms. Souda ga. E ok, vediamo un po' ragazzi, mamma mia, e vediamo un po', si può anche salvare i game progressivi. Andiamo in selection menu, torniamo al menu così ci salviamo. Insomma, comunque abbiamo capito qua la faccenda, insomma, di questo videogioco del tutto strano, e dove appunto il mistero incrocia lo shooting. Eccoci qua, prende al menu principale. Che dirvi, insomma, comunque è pubblicato da Nice America e l'uscita per PlayStation 4 e PlayStation 5 è programmata per il prossimo 5 luglio. Che dirvi, insomma, veramente un videogioco sul Genesis, direi. Anche se a me gli shooting piacciono parecchio, e comunque questo è un incrocio appunto, ripeto, di videogames tra uno shooting e una light novel. C'è chi piace, insomma, chi no, ovviamente. Comunque la trovo comunque interessante come gioco, anche se comunque i light novel sono un po' lunghi, ahimè, comunque con troppi dialoghi. Sinceramente poi anche in inglese, nemmeno in italiano, non rende nemmeno la vita facile. Comunque, per quanto riguarda questo episodio demo di questo mese di giugno 2022, ovviamente termina qui, sperando che vi sia piaciuto questo Eurokill, questo episodio demo. Ovviamente mi invito a lasciare il più like possibile, ovviamente commentate, condividete cosa si dice lungo e largo, seguitemi nei vari social, vi devo come sempre essere pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram. Mi raccomando, vi aspetto sul canale, iscrivetevi, attivate la campanella per non perdere nessun video uscito quotidiana, e infine ricordo anche il mio blog su WordPress all'indirizzo giappogamer.home.blog. dal vostro giappogamer per il momento è tutto, matane e ai prossimi episodi.